non ce la faccio stare avanti, che non avevo quando meditavo questo testo, questi testi, questa scrittura che ripeteranno queste altre domeniche a venire, perché in queste domeniche si vede proprio lo scontro frontale tra Gesù e i capi del popolo, i sacerdoti di quel tempo, farisei e sacerdoti, e tutta quella grande autorità del popolo di Israele. Il centro di tutta questa liturgia è Gesù. Nella seconda lettura sottolineiamo questo valore. Gesù, che poteva dire, guardate che sono figlio di Dio, fate caso, no? Non ha voluto farsi forza su questa sua realtà. Ha voluto essere uno di noi. Ed è per quello che parlare di Gesù è parlare di qualcuno che è con noi, che è tra di noi, che cammina con noi. E siccome si è fatto uno di noi, ha capito perfettamente quello di cui abbiamo bisogno. Nel messaggio ci sono due frasi che sottolineo, pare che la Madonna sappia che stiamo per incominciare il mese di missione, 1 ottobre, festa della Madonna delle Missioni e tutto il mese. Che cosa dice? Di vivere quell'amore che c'è in noi, che è l'amore di Dio. E tra l'altro esprimere tutte quelle realtà di benefici di Gesù, dando testimonianza con le parole e con la vita. Quando ho sentito il messaggio, facendo riferimento, io da povero prete di campagna, di foresta, sono così, e mi dicevo io prete, davvero sento questa presenza dell'amore di Dio, lo vivo, in modo tale che gli altri possano percepire che davvero Dio mi ama. Quest'oggi battezzavo una bambina, mia mamma, e dicevo ai genitori dei bambini, quello che avevo loro detto in preparazione, guardate che la fede è il grande sacramento di Dio che si fida di me. Il primo atto di fede lo fa Dio. Quando ho chiamato questo povero tapino, qui non eravate ancora nati, ha guardato a me del quadratino e dice, ti chiamo. Dio Padre si è fidato di Gesù, ha fatto venire tra di noi. Si è fidato della Vergine Maria. Si è fidato di tutto questo popolo di Israele. Si è fidato delle 5.000 persone italiane che stamattina nel mio cuore, celebrando la messa a Cristo, concludendo quella visione della Madonna come collaboratrice della loro preghiera. Dio si fida. E Gesù è venuto a dimostrarci che si fida. E per dimostrarci che si fida, ecco la seconda lettura che sottolinea. Che non ha voluto essere orgoglioso della sua dignità di figlio di Dio, ma si è fatto umile, ubbidiente fino alla morte, morte di croce. Si è fidato di noi, ha dato la sua vita per noi, ciascuno di noi. Sta dormendo già noi. Come li chiamo? Come li chiamo? Dimmi. Anna lì, mamma mia. E già guardate, sì. Guardate, questa mattina è la fiducia di Dio. Ciascuno di noi, vedo che non ha la testa, come ti chiami? Che è la fronte molto, molto spaziosa. Se della parola che mi ha portato. Guardate, anche oggi, la grandezza del nostro Dio è che ha fiducia in ciascuno di noi.
Anna dice per sempre di essere mamma. Merita un applauso, grazie, un applauso. Ma è fatto